Mi avevano già parlato nei giorni scorsi, ma non è una novità clamorosa, della possibilità che Lautaro Martinez possa andare al Barcellona. Poi c'è questo titolo oggi di Sport Mediaset, del sito Sport Mediaset, che conferma la volontà di Lautaro Martinez di andare al Barcellona. Uno dei suoi sogni sarebbe proprio quello di giocare insieme a Messi, affiancato là davanti a Suarez, dice appunto Sport Mediaset, con un ingaggio di 5 anni di 7 milioni di euro l'anno, quindi qualcosa di molto importante che l'Inter non può certamente pareggiare, ma l'Inter non sta a guardare. C'è una clausola di 110 milioni che l'Inter ovviamente vuole che sia rispettata. Il Barcellona in questo momento non può permettersi, pur volendo fortemente il giocatore, di esborsare, vista la situazione contingente, l'intera cifra. Allora si va a valutare quali potrebbero essere i giocatori che possano interessare all'Inter. Il Barcellona vorrebbe uno scambio praticamente alla pari con Coutinho, ma l'Inter non è certamente d'accordo di lasciare Lautaro Martinez per Coutinho, un giocatore che comunque potrebbe essere interessante all'Inter se arrivasse Coutinho con soldi, almeno 50-60 milioni per Lautaro Martinez, perché come mi ricordavano, nel Chelsea vittorioso, Chelsea di Conte, giocava con Diego Costa, l'allenatore oggi in nerazzurro, allora con gli inglesi del Chelsea, e dietro Hazard e Pedro. Quindi potrebbe ripetere questo schema con davanti Lukaku, e quindi basterebbe solo prendere l'eventuale Giroud e sarebbe sufficiente là davanti, con Coutinho e Coutinho ed eventualmente Eriksen. Però non sembra che il Barcellona sia interessato a uno scambio del genere. Allora l'Inter pensa a due, tre giocatori. Uno, visto che Vidal, l'Inter che già non ha affondato il colpo per vari motivi a gennaio, nonostante la voglia di Conte di averlo in squadra, ma da gennaio a giugno. Ora si tratta di inserire bene Eriksen, avrà più tempo di lavorare appunto con quello schema con una punta Eriksen e un altro giocatore. Quindi Eriksen diventerà, da quello che mi dicono, uno dei riferimenti, deve diventare uno dei riferimenti visto l'opzione, visto il costo relativo rispetto alla qualità, quindi va onorata la presenza di Eriksen. E allora po si potrebbe andare, mi dicono, l'Inter potrebbe andare, mi dicono, su Arthur, il giocatore brasiliano dal valore di 50-60 milioni. E quindi non sarebbe certo uno scambio alla pari, ma magari con denaro contante in cambio di Lautaro, o addirittura due giocatori e magari ancora qualcosina di contante per Lautaro Martinez. L'altro ci potrebbero essere due giocatori, me li sono segnati. Uno è Carlos Alegna, che adesso gioca al Betis, un giocatore di 22 anni, che potrebbe essere un giocatore interessante per l'Inter in proiezione futura. Oppure, visto che Godin dovrebbe lasciare l'Inter a fine stagione, potrebbe esserci quel Todibo, prestato allo Schalke, ma sappiamo era interessato anche il Milan, ma era al Barcellona e appartiene al Barcellona. Allora potrebbe esserci Todibo Arthur e non so quanti soldi lo valuteranno le due società per Lautaro. L'Inter Lautaro lo considera ovviamente un pezzo non pregiato, pregiatissimo. L'Inter ha il coltello dalla parte del manico, un po' differente la situazione rispetto, per esempio, al pezzo pregiato del Milan, cioè Donnarumma. E quindi vuole andare là? Benissimo, stanno già parlando le due società. E quindi, più che uno scambio alla pari Coutinho, e l'Inter certo non accetterebbe mai questo scambio così, potrebbe essere Coutinho che magari ausilio vedrebbe volentieri ritornare, ma potrebbe esserci invece un inserimento, oltre che del denaro, o di due o tre giocatori. Per esempio, Arthur, come ho detto, Alegna o Todibo. O i tre giocatori, e quindi potrebbero studiare la valutazione dei tre. Quindi questo è il grande
diciamo, un movimento di mercato che interessa l'Inter per quello che riguarda la prossima stagione, con Lautaro che i tifosi dell'Inter dovrebbero abituarsi a non vedere più nelle file nerazzurre per la stagione 2020-21. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.